ora di attaccare. Potremmo rimetterci tutto. Conosco il prezzo. Andiamo a riprenderci il Pidio. Sì, giusto. Andiamo a riprenderci il Pidio. Ok, ragazzi, siamo sull'ultima parte. Come avete visto, non ho parlato all'inizio, ma siamo sull'ultima parte dell'episodio Stirpe, il finale del nostro DLC, l'eredità della prima lama. Quindi stiamo triggerando nemici a destra e a sinistra, ma chi è questo? Chi è questo signore? Chi ha fatto entrare questi signori? Via! Cioè andare a riprendermi mio figlio io. Dobbiamo andare nei vari punti di interesse e ammazzare i nemici in quei punti lì. Allora, inutile star qui a perdere tempo con questo, andiamo a cercare il prossimo tizio da uccidere. Vai Cassi. Fiamme ovunque. Ce la fai a passare qua, Cassi? Sì. Però c'è fuoco ovunque. Aspetta, rientra. Arrampicati, va, che me... Anzi no, rientra. Mannaggia noi. Possiamo passare qua in alto, forse. Ok. Vediamo se c'è un passaggio di qui. Non c'è un'uscita. Ragazzi, mi sto perdendo in mezzo alle fiamme. Allora, cerchiamo un'altra via. Ci sono anche dei mercenari minacciosi in giro. Tanto per cambiare. Allora, facile facile. Passiamo sopra ai tetti, se possiamo. Convinto te, eh? Vai. Torna da Dario, ok. Mercenari ovunque, ragazzi. Dobbiamo liberarcene, anche se potrebbe essere molto fastidioso e perdere tempo. Non esiste che i mercenari ci stiano così tanto addosso. Poi arrivano anche questi popolani che ci, vedete, ci fanno anche sprecare gli attacchi ultra, quello è il problema. Inoltre c'è fuligine, fumo ovunque, quindi c'è il rischio di non vedere dove vadano i colpi, cosa arrivi, come in questo caso. Mercenari maledetti, sempre addosso ce li abbiamo, non vi danno mai tregua. Usiamo tutti i nostri ultra per liberarci da questo mercenario. Ok, tempo rallentato, perfetto. Un altro mercenario all'orizzonte. Vediamo se riusciamo a deluderli. Non possiamo perdere tutto questo tempo. Dario deve essere da queste parti.
E qua. Ecco qui. Che fatica, ragazzi. Che gran fatica. Ecco qui il nostro capitano ateniese. Io lo vedo molto male. Con i suoi due ateniesi di numero, eh. Grandi alleati abbiamo oggi. Tre cristiani che erano lì che giravano. Dov'è Amorghe? Alle miniere, ma non supererete mai le sue difese. Ma sì che superiamo. Non esiste un luogo impenetrabile. Troveremo il modo. Siete pazzi, tutti e due. Tu dirai ad Amorghe che l'ombra dell'Aquila, la grande eroina del mondo greco, è qui, alla sua porta. Digli che sono qui per lui, per Elpidio, e che non busserò! Sì, sì, vai, vado, vado. Perché sembra che abbia... faccia fatica a vivere quest'uomo, come... infatti, avevo detto che faccia fatica a vivere. Vai, io penso alle guardie. Bravo Dario. Devo raggiungere le miniere e far fuori chiunque mi sbarri la strada. Giusto Cassi, ma siamoli tutti. C'era una guardia, eh. Non passerete mai le sue difese, c'era una guardia. Deve essere da queste parti. Non mi sfuggirai, Amorghe! È troppo tranquillo. Esci allo scoperto, Amorghe! Vieni a prendere quello che meriti! Qui c'era un arco che potevamo raccogliere in questa zona, è vero? È un forziere di quelli con le armi eccellenti. Che non avevo ancora raccolto, giusto? All'ombra dell'acqua. Cassandra. Dov'è? Amorghe? È nel tempio sopra le miniere? Ma non è ancora il momento. È proprio come ha detto Gertis. Feroci. Ah, Gertis. Era il migliore di noi. Eri il suo personaggio preferito, Ombra dell'Aquila. Ma hai scelto di ucciderlo. Gergis faceva parte dell'ordine. Tutti voi meritate di morire. Non abbiamo nessuna intenzione di farci da parte. Io salverò mio figlio. Ah, il figlio! Ha ancora a cuore il suo piccolo guerriero. Ha ancora speranza. Che cosa sciocca qui aggrapparsi. È proprio da ridere, eh? Io riderei poco nella loro condizione. Fino all'ultimo respiro. Le vite, le città rase al suolo. Tutto per la visione di pace di Amorghe. Per il suo grande piano. Tutto è lecito. Ok ragazzi, se voi avevate ancora vivo Gergis, c'era lui in questo pezzo, dovevate ucciderlo qui.
come avevo fatto io con Alexios. In realtà ti mettono questi tre tizi. Sto arrivando, Elpidio. Ti troverò. Amorghe, oggi morirai. Ok, la nuova missione, l'eredità della prima lama. Ecco qui, dà il titolo al nostro DLC questa missione. Quindi dobbiamo arrampicarci qua e raggiungere il tempio. Non è così semplice arrampicarsi qua, ho notato. Perché è tutto in parapendio, vedo. Allora, signori, potrebbe essere... Facciamo che mi sgancio e cerco un'altra strada per arrampicarmi, perché qua assolutamente era impossibile. Farci perdere tempo sto gioco, sempre il numero uno, eh. Forza Cassi. Tempio di Zeus, dai Cassi, non rimanere ferma. Non so, si blocca a un certo punto e non va avanti. Elpidio, ci sono quasi. Figlio mio, la mamma sta arrivando. Eccoci qua, allora dobbiamo salire lì in alto. Vai Cassi. Dai, dai. Ed ecco qua, qui c'è Amorghe. C'è pace, vero? In momenti come questo. Nei momenti prima della fine. Se hai fatto del male a mio figlio, niente potrà proteggerti. Nessun uomo, nessuna bestia, nessun dio. È al sicuro con me, Cassandra. Felice, in salute. E ti prometto che lo sarà sempre. Dov'è Elpidio? Dov'è mio figlio? Lontano dalla guerra, lontano dal pericolo, lontano da te. Ho giurato alle persone che amavo che avrei distrutto l'ordine. E credimi, manterrò la promessa. Credi di poterci distruggere? Il piano dell'ordine va ben oltre te, Cassandra. Cosa? Ecco l'eroina che pensa di essere la causa di tutto. Ma questo va ben oltre noi. Riguarda la cosa più preziosa di tutte, la pace. Questa guerra tra Atene e Sparta minaccia di distruggere ben più del mondo greco. La morte e la distruzione hanno raggiunto la Persia e non solo. L'ordine ha il potere di salvare il mondo. Ed è ciò che faremo. I miei agenti si sono infiltrati in ogni ambito della vita greca. Siamo nelle vostre istituzioni, nei vostri templi, nelle vostre case. Stiamo conquistando il cuore del vostro popolo.
Grazie all'influenza dell'ordine e alla ricchezza della Persia, Sparta vincerà questa guerra. Un nuovo capitolo della storia sarà scritto da noi. Abbiamo piantato un seme nel fertile suolo, ovvero nel popolo greco, da cui nascerà la pace. Resta solo un'unica minaccia. Tu. Vuoi la guerra, mostro? E allora ti darò la guerra! Lo hai già fatto. Sei una corrotta. La forza più pericolosa che l'ordine abbia mai affrontato. Sei il fuoco. Solo tu puoi ostacolare il piano dell'ordine. Hai dimenticato la nostra promessa, Matthew. Artabano, mi chiedevo quando avresti fatto il tuo ingresso teatrale. Pensa a quanti innocenti sono morti, Amorghe. Dici di volere la pace, ma a cosa serve se per ottenerla serve una tirannia? Ho combattuto per un bene superiore, per i nostri figli, per il loro futuro. Ho salvato tuo nipote e quella notte salvai Artaserse. Ricordi? Lo salvai da te. Dici dov'è il Pidio? Mi dispiace. Finché avrò respiro, non metterò in pericolo il bambino lasciando che lei lo allevi. Ok ragazzi, lo scontro finale con Amorghe. Amorghe la zanna persiana. Allora, non possiamo levargli lo scudo a quanto pare. Però siamo in due. Tu non lo alleverai. Con te non sarà mai al sicuro. È mio figlio! Ricordi cosa sussurrai all'orecchio di Reset? Ricordamelo, vecchio amico. Dobbiamo proteggere le persone che amiamo, amore. Beh, lo scudo, ma non sembra usarlo molto, eh. Mani più sicure delle tue, dai. Se non per attaccarci. Grande Dario. Ecco, ha lasciato lo scudo. Vi ucciderò dal primo all'ultimo. Ma rimane solo lui da ammazzare, eh. Vi ucciderò dal primo all'ultimo. L'ordine non avrà mai fine. Andato. Ok, Dario è caduto insieme a Amorghe. Il sole sorge, ma prima o poi tramonta. Il mio tempo è finito, vecchio mio. Eravamo protettori, Amorghe, i campioni della Persia, del popolo. Lo sono ancora, Artabano. Volevo solo proteggere la nostra casa, il nostro mondo.
È su una piccola isola, al largo della costa della Messenia. Il posto perfetto per pescare. L'ordine non si arrenderà mai, Cassandra. Non smetterà mai di dare la caccia a te e a tuo figlio. Lo so. L'ordine non è solo un gruppo di persone. È un ideale. È un ideale non si può sconfiggere. Un ideale non si può distruggere. Non con le armi, ma con la conoscenza, con la saggezza, con altri ideali. Non esistono gli assoluti, Amore. Me lo insegnasti tu molto tempo fa. Esisteranno sempre i tiranni. E ci sarai sempre tu, fratello, a fermarli. Riposa in pace, vecchio amico. Quindi ragazzi, muore Amorghe e muore l'ordine sostanzialmente. Abbiamo abbattuto tutti i membri dall'inizio del DLC, colpi della lancia di Leonida, ma ancora un passo ci separa dalla fine, ovvero ritrovare Elpidio. Dopodiché, signori, ci vedremo per il destino di Atlantide, perché vi farò anche con Cassandra il destino di Atlantide, e lì ci divertiremo veramente tanto. Ecco l'isolotto che ci aveva mostrato Gergis, vi ricordate all'inizio dello scorso episodio? Ok, allora abbiamo ottenuto tutti i talismani delle immagini degli antichi. Vedete che abbiamo compiuto l'ordine del dominio come missione. Se Amorghe ha detto la verità, Elpidio si trova lì. Ed ecco l'ultima, ragazzi, ombre da oriente. Ok, saltiamo su questa imbarcazione. E recchiamoci. La mamma sta arrivando. Da nostro figlio Elpidio. Manca davvero poco, Elpidio. Parcheggio tatticissimo oggi, eh. Ok, salva Elpidio. Figlio mio, Elpidio, il mio bambino. Sono qui, Elpidio. La mamma è qui. Tu ti sei preso cura di mio figlio. Ogni giorno, ogni notte, è stato Amorghe a volerlo. Grazie. Sai, ha proprio l'appetito di uno spartano. Lo so bene. La mamma ha tante storie da raccontarti. E anche tu hai delle storie per la mamma, a quanto pare. Tu chi sei? Sono Dario, figlio del re persiano Artaserse. Artaserse. Conosci mio padre?
Ci siamo incontrati. È passato un po' di tempo. È un buon re e un ottimo padre. La Persia conosce la pace, prospera. Mi manca. Una Persia in pace era ciò che voleva. Ok, abbiamo salvato Epidio. È ora. Ancora un momento. Deve essere ora. Che cosa farai? Amorghe aveva ragione. Io sono il fuoco. Lo sarò per l'ordine. Se cercheranno la mia stirpe, sapranno esattamente dove trovarmi. Ma non troveranno mai. E tu cosa farai, Dario? L'ordine è stato creato per un motivo. Se capisco il nostro nemico, posso superarlo in astuzia. Proteggerò tuo figlio, Cassandra. Veglierò su Elpidio e su tutti coloro che hanno il suo sangue. Quando arriverà il giorno, quando mi chiederà di sua madre, che cosa gli dirò? Se Elpidio venisse a cercarmi, potrebbe trovare l'ordine. Digli che i suoi genitori sono morti. Ricordati che io ti amerò per sempre, Elpidio. Per sempre. Combatterai e cadrai. Ci saranno momenti in cui penserai di non riuscire ad alzarti. Vorrai restare a terra. Ma ti rialzerai, Elpidio. Perché tu sei forte. Perché la nostra stirpe è forte. E perché quelli come noi si rialzano sempre. Ti chiederai perché. E anche se non mi conoscerai mai, sappi questo. Tu sei mio figlio e io combatterò sempre per te e per tutti quelli che verranno dopo. Ok, quindi la discendenza di Cassandra in realtà è quella che ci porterà poi ad Origins, se avete capito bene, fino ad Aya. Quindi, per dire che Ubisoft comunque forse già dai tempi di Origins aveva pensato tutto. Quindi ora
Ragazzi, io sono arrivato alla fine del DLC insieme a voi. Vi ringrazio di aver seguito questa serie, appunto. Dovrebbe teletrasportarci, se ricordo bene, alla nostra casa di Dime. Vediamo un attimo appena finirà questo massiccio e lungo caricamento. E che altro dire? Vi porterò, come ho già detto, il destino di Atlantide, sempre qui sul canale, quindi sul nostro secondo canale, sul primo canale l'ho già portato con Alexios, ve lo porterò con Cassandra, qui siamo a Dime, come vedete. Amorghe è morto e ho la sua lama. Ma è inutile. È rotta ed è fatta di un metallo strano. Può andare da un fabbro. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti! Insieme ragazzi con il nostro set che abbiamo ottenuto dal DLC, quello di Dario appunto, come vedete, un set assassino che potenzia l'abilità sparizione, quindi adesso poi lo vedremo bene insieme. Siamo tornati in Focide, da Sargon, dove abbiamo bene o male, come ben sapete, il nostro negozio di fiducia, quello che dove io vivo con Alexios da quando ho finito la trama, no? Vivo sempre in Focide, poiché qua si vengono a comprare gli oggetti dello store, quindi quando abbiamo abbastanza ricarico. In questo caso noi abbiamo la spada spezzata di Amorghe, come vi ricordate, e dobbiamo andare da questo fabbro abbastanza famoso. Una Parliamoci. spada o una daga? Cosa ti serve? Hai mai visto qualcosa del genere? Per la barba di Zeus! Lo sai che cos'è? Una spada? È di adamante! È inestimabile! E non per vantarmi, ma sono l'unico in tutte le isole che sappia come lavorare questo metallo. Ma me ne serve altro per ripararla. Molto di più. Questo può andare? Il metallo sembra simile. Ma come? Dove hai trovato tutta questa roba? No, guarda, non voglio saperlo. Tieni, non dirmi che te ne serve altro perché ho esaurito le gole da tagliare per averlo. Ah, le tue parole nascondono una vera passione, lo sento. Sono lieto di annunciarti che mi basta. E le chiazze di sangue sono un tocco di classe. Aiutano a temprare il metallo. Faccio del mio meglio. Aspetta qui, non ci vorrà molto. Ed ecco ragazzi, ci dona la spada dei re, ecco qua, e otteniamo il trofeo persona influente. Quindi, se andiamo a vedere, ecco qua ragazzi. Allora, come vedete, questo è il set del maestro assassino che potenzia l'abilità sparizione intossicando i nemici e non consumando adrenalina. Quindi, un signor set per se giocate con quell'abilità lì. E qua abbiamo la spada dei re. Eccola qui, più 7% tutti i danni, 19% danno guerriero e velocità caricamento dell'attacco corpo a corpo. Eccola qua, in tutto il suo splendore, era la spada che usava Amorghe. Quindi ragazzi, io ho fatto quest'ultimo extra per farvi vedere cosa c'è dopo il DLC, l'obiettivo extra da andare a prendere. Io vi saluto, vi ringrazio di aver seguito Eredità della Prima Lama, il secondo gameplay che vi ho portato come playlist sul canale che sto gestendo con Graziano e Christian, e ci vediamo alla prossima per il destino di Atlantide. Rimanete con noi, ragazzi. Ciao ciao a tutti.